Bentrovati amici e amiche mie in questa nuovissima classifica. Mi sono divertito un fottio nel crearla, essendo io stesso un amante della sopravvivenza. Parleremo dei 10 luoghi in cui rifugiarsi durante un'epidemia zombie. Luoghi attentamente selezionati da molti esperti del settore, e che non siano le solite Area 51 e Banca del Seme di Svalbard. Siete pronti quindi all'invasione? Scopriamolo in questo video. Numero 10. Wiltshire's Secret Underground City. Costruito nel 1950, è un bunker largo 141.000 metri quadrati, capace di sostenere 4.000 persone per 3 mesi, senza ricevere aiuto e rifornimenti dall'esterno. È composto da uffici, lavanderie, un ospedale, caffetterie e cucine. È anche il secondo più grande centralino telefonico inglese, nonché uno studio televisivo. Quest'ultimi però mai utilizzati. Nel 2004 la città è stata definita inutile e tutte le riserve di acqua e di carburante sono state estratte dai tanks. Se si riuscisse in qualche modo a riottenere queste riserve, sarebbe un ottimo luogo dove sopravvivere ad un'epidemia di zombie. Di contro, invece, c'è il fatto che avere 4.000 persone in un unico posto aumenti considerevolmente il rischio di malattie e infezioni. Numero 9. Lawson Tower. Un'altra scelta ideale per sopravvivere ad un'epidemia sarebbe quella di raggiungere una posizione elevata con una visuale di 360 gradi dell'area circostante. La Lawson Tower è una torre alta 46 metri. La struttura è stata eretta nel 1902 come una torre per la riserva d'acqua. A costruirla fu il businessman Thomas Lawson. Pensate che quando sua moglie la vide, lo sgridò per aver rovinato il panorama circostante. I pro in caso di un'invasione zombesca sono ovviamente la visuale libera dell'ambiente circostante e un'adeguata protezione dai non morti. Di contro, invece, abbiamo lo scarso rifornimento di cibo e viveri e nessun posto sicuro dove svolgere attività di agricoltura e di autosostentamento. Numero 8. Alcatraz Island. L'isola di Alcatraz ha svolto diverse funzioni da quando Julian Wortman, il primo proprietario dell'isola, vi eresse un faro nel 1846. Fu la base militare degli arsenali di San Francisco durante la guerra civile, in seguito divenne il famoso carcere federale e oggi è soltanto una meta turistica. Grazie al suo spazio adatto ad essere abitato, insieme alle sue alte mura e l'isolamento dalla terraferma, è l'ideale per rifugiarsi dai non morti. Il faro è ancora presente, fornendo una vista ideale del panorama circostante. Si può praticare la pesca e quindi riuscire tranquillamente a sopravvivere. Insomma, quest'isola maledetta è in realtà un luogo perfetto dove passare la propria vita lontana dai zombacci o mostri di qualunque tipo. Il problema però sarà arrivarci, dato che è sperduta in mezzo al mare. Numero 7. Scotland's Secret Bunker. 300 metri sotto una affascinante e antica fattoria in Scozia è stato costruito un tunnel che porta ad un bunker largo 2.000 metri quadrati. Costruito per ospitare i più importanti membri del governo nel caso di un attacco nucleare, oggi questo luogo è diventato un museo con a tema la guerra fredda ed espone veicoli militari e uno svariato numero di artefatti storici. Il bunker contiene ancora l'equipaggiamento originale, come il sistema per filtrare l'aria ancora perfettamente funzionante e altri strumenti che possono essere d'aiuto per sopravvivere a lungo dagli zombie. Di contro però, come tutti i bunker, è stato costruito per tenere le persone al suo interno, non gli invasori fuori da esso. Di conseguenza non ci sono sistemi di sicurezza adeguati per essere completamente al sicuro da un ceppo virale che potrebbe tranquillamente contagiare i rifugiati. Numero 6. Prison Cell of Lodger Sibaris. L'8 maggio del 1902 eruttò il vulcano di Pelé, uccidendo tra i 30.000 e i 40.000 abitanti della città di Saint-Pierre, nell'isola di Martinique. In pochissimi sopravvissero, prevalentemente pescatori che quel giorno erano al largo dell'isola e un ubriacone locale che era stato portato in carcere la sera prima, un certo Lodger Sibaris. La struttura della cella, posta parzialmente sotto il livello del terreno, salvò la vita al prigioniero
prigioniero dai gas e dalle polveri vulcaniche, essendo fatta di pietra. Saint-Pierre non si è mai ripresa dall'accaduto e oggi conta una popolazione di 1000 abitanti, ma la cella di Saibaris è ancora lì, con una sola entrata e una buona posizione. È l'ideale per sopravvivere ad un'epidemia di zombie, soprattutto se si pensa che è posizionata su un'isola. Peccato che il Monte Pelé è ancora un vulcano attivo. Numero 5. Sasquatch Caves. Non risultano estremamente sicure, ma questa serie di tunnel sovrastanti il terreno situato in British Columbia offrono diversi benefici strategici per evitare gli zombie. I tunnel si trovano in una densa foresta, lontani dal popoloso centro città. Quindi, meno umani uguale meno zombie. Inoltre permetterebbero di raggiungere facilmente gli approvvigionamenti di cibo. Il nord-est del Pacifico è uno dei pochi posti nel mondo che storicamente ha sempre abbondato di cibo naturale e non coltivato dagli esseri umani. Addirittura gli abitanti del posto non svilupparono nemmeno l'agricoltura, grazie alle risorse abbondanti già presenti in natura. Certo è che per sopravvivere in questa zona bisogna essere dei bravi scout e conoscere le basi della sopravvivenza in una foresta. Altrimenti, se non vi uccideranno gli zombie, ci penseranno le malattie. Numero 4. Maunswell Army Sea Forts. Nell'estuario del Thames sono ancora oggi visibili queste piattaforme abbandonate che avevano la funzione di torri anti-aircraft durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono in stato di abbandono dal 1950, ma data la loro posizione strategica, proibitiva e piuttosto insicura, possono essere usate come protezione da una possibile presenza di zombie. Ovviamente andrebbero anche fortificate. I non morti, infatti, non riuscirebbero tanto facilmente a raggiungere le piattaforme, essendo circondate dall'acqua. Inoltre avremo una notevole vista del territorio circostante. Di contro, però, c'è il fatto che le strutture sono facilmente visibili dall'esterno e che quindi qualche essere umano infetto potrebbe attaccarci per trovare a sua volta rifugio. Va ricordato che durante un'apocalisse non saranno solo gli zombie i nostri nemici, anche le persone ci saranno ostili. Numero 3. Hole in the Rock. Scavata nella pietra lungo la statale Highway 191 di Moab, in Utah, questa casa di lusso di 400 metri quadrati, composta da 14 camere, un camino e una vasca per bagni rilassanti, potrebbe essere la posizione ideale per sopravvivere agli zombie e godersi anche un po' di comfort. Data la sua dimensione relativamente più piccola di un bunker e facilmente mimetizzabile, è sicura da pericoli di sciacallaggio. Inoltre, i canyon dello Utah sono poco popolati, perfetti quindi per i zombacci. Di contro, invece, abbiamo l'isolamento, forse troppo eccessivo, in un ambiente sfavorevole come un canyon, che non è il massimo per quanto riguarda l'alimentazione e la produzione di cibo. Al numero 2, Towers of Svaneti. Non ci potrebbe essere nulla di meglio di queste torri in caso di apocalisse zombie. Le torri di Svaneti sono state costruite dalla popolazione del luogo, gli Svans, durante l'età del bronzo e sono servite per proteggere i guardiani delle montagne del Caucaso dai potenziali invasori. Queste case fortificate hanno svolto egregiamente la loro funzione e nonostante l'età sono ancora un ottimo rifugio per una probabile apocalisse. Il tutto grazie ai muri di protezione posti in intorno ad ogni abitazione e grazie alle torri di osservazione che permettono un'ottima strategia di attacco-difesa. Pensate che le strutture hanno protetto gli abitanti del luogo dalle legioni romane e dall'armata dei mongoli. Figuriamoci dagli zombie. Ci sono però anche dei contro. A causa della mancata manutenzione potrebbe esserci qualcosa di pericolante. Occhio quindi alle travi cadenti. E in prima posizione, Korowai Treehouse. Nonostante la tribù Korowai del Papua sia diventata famosa per essere un'isola popolata da cannibali, questa popolazione ha molto di più da offrire. È possibile trovare rifugio dagli zombie nelle case costruite sul tetto della giungla, precisamente a 34 metri d'altezza. Queste caratteristiche offrirebbero una maggiore sicurezza e un isolamento dagli zombie sottostanti. Le case, infatti, sono accessibili tramite un singolo e frastagliato palo.
squalo, impossibili da percorrere per un non morto goffo e barcollante. Inoltre la zona è quasi impossibile da trovare se non la si conosce. Questo ci metterebbe al sicuro persino da altri uomini malintenzionati. In più il clima mite assicura frutta e verdura fresca per tutto l'anno. Il top, insomma. Se non fosse per la convivenza con ragni e serpenti velenosi. La possibilità comunque remota di diventare il pasto del nostro vicino, ovviamente cannibale. Benissimo, ciarini e ciarine mie, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciatemi un bel mi piace e scrivetemi nei commenti dove vorreste passare il resto della vostra vita in caso di apocalisse zombie. Io credo che andrei su una montagna al freddo e al gelo. E voi? Vi ricordo come sempre di cliccare anche sulla campanellina che trovate sotto vicino al nome o da qualche parte, cercatela, e di iscrivervi naturalmente a tutti i nostri social. Fatelo se non volete essere mangiati dagli zombie radioattivi cannibali. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo apocalittico video.